tra lampi di blu. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. State facendo impazzire la stampa italiana, avete dei titoli fantastici, come ci si sente? Oh, che bella cosa. Un brodo di giuggiole, come dire. Sì, sì, sì. Orgogliosi, fieri. Beh, sono felice di come la stampa abbia accolto il film, con così tanto calore. Ma tutto, cioè c'è una partecipazione trasversale da parte dei ragazzini ai maturi, ai più maturi, ai tanto maturi. Ai sessantenni, 65, insomma persone. Settantenni, ma poi persone, ma non solo di età del pubblico, anche pubblico di estrazione sociale, culturale diversa, cioè dagli intellettuali alle persone che meno intellettuali, insomma, che consumano magari un tipo di cinema più commerciale. Sì, sì. Possiamo dire che è un film che porta un po' una ventata di freschezza? Ma questo ce lo devi dire tu. Guarda, lui l'ha fatto e il regista non lo può dire. Io sono un attore e dico sì. Il buio. Quello doveva essere il mio destino. Lo chiamano Gig Robot perché la ragazza che abita nello stesso palazzo del protagonista è fissata con Gig Robot, è il suo supereroe che allontana in qualche modo il male col quale lei si confronta tutti i giorni. Si rifugia in questo mondo cartonato e chiaramente quando il, non dico di rimpettaglio, ma quello che gli abita al piano di sopra, c'ha una super forza, per lei è Hiroshi Shiba. Tra l'altro, tra tutti quanti i cartoni, Gig Robot si prestava perfettamente alla narrazione, perché Hiroshi Shiba era un ragazzo viziato che non voleva aiutare nessuno, non voleva responsabilizzarsi di questo grande potere, però poi dopo, alla fine, capisce come va impegnato questa cosa, a differenza di Mazinga e Goldrake, che poi loro, vabbè sì, Goldrake non è un umano, però non ha un superpotere, lui guida un robottone così come anche Mazinga. Appartiene ad un immaginario degli anni Ottanta, col quale sono cresciuto io e sono cresciuti anche gli sceneggiatori e tutte le persone che hanno più o meno la mia età, e lì pensavo che fosse in qualche modo confinato il target, invece l'accoglienza è stata diversa, ma perché ci siamo limitati a raccontare la storia di un uomo con dei superpoteri. Tu eri fan a questo punto di questo tipo di personaggi e avresti mai pensato di interpretare un supereroe che però è un antieroe, perché è un personaggio molto particolare? Sì. Beh sì, ero super fan di Gig Robot, avevo anche il pupazzo calamitato, gli lanciavo i componenti, li lanciavo io. Mazinga lanciava solo il coso. Sì, esatto. Questo Gig Robot tutto. I pugni, il doppio maglio perforante, il raggio protonico, poi si montava il lanciamissili. Sì, sì, si componeva. Poi quando diventava Sagittario, te lo ricordi? Quando si inseriva in un cavallo, era stupendo. Madonna, che bello. Stupendo. E quindi, come puoi capire, ero super fan di questo personaggio. I colori, poi pure colori bellissimi, e no, non me lo sarei mai aspettato, anche se l'ho sempre sognato, e era tanto che aspettavo un film così, che si facesse in Italia, poi che vi partecipassi o meno, insomma, era più o meno irrilevante. Volevo che si facessero film così in Italia, perché dico, ma perché all'estero ci riescono, noi non possiamo farlo con tutto il talento che c'è in Italia? E quindi non possiamo dire che c'è aspettato. Un check, insomma, nella lista dei sogni. Sì, sì, okay. Brava, diciamo che ho la casella spuntata.